1:34 di notte, Ponte San Ludovico, siamo qui col sindaco Iuculano, ci sono 40 profughi africani ammassati alla frontiera tra Italia e Francia, 20 miglia, insomma, è sempre alla ribalta nelle cronache nazionali e internazionali, in questo caso per l'emergenza profughi. Ahimè, sì, una situazione difficile a questo punto, l'avevamo già segnalata tempo fa, però insomma è qualcosa che ci passa anche, tra virgolette, sopra la testa come potere decisionale, come soluzioni da intraprendere, no? Per risolvere la situazione. Quindi chi dovere faccia i suoi passi, perché la città non può sopportare questa condizione qua a lungo. C'è anche un appello al ministro Alfano, che poi è lui che è un po' in mano la situazione in un certo senso. Anche evidentemente sì, perché noi non possiamo pensare che la città possa sopportare i costi in tutti i sensi e possa far fronte da sola a questa situazione in termini di servizi minimi, quelli che vadano incontro alle esigenze dei residenti, che vadano incontro un minimo alle esigenze dei migranti, insomma. Non può essere tutto sulle spalle nostre. Adesso abbiamo in qualche modo dato un servizio con bagni chimici e quant'altro, ma non sono sufficienti. È il paradosso che stiamo pagando tutto noi. Non può essere tutto sulle spalle Sì, dell'amministrazione di Ventimiglia, del comune di Ventimiglia, della città di Ventimiglia.